Sindaco, una vecchia tradizione che il Comune riprende, un segno di speranza, anche un nuovo nato, fa sempre piacere sia in città che in provincia. Ma è così, è così. Riprendiamo questa tradizione, è un augurio, diciamo, anche per la città festeggiare il primo crotonese, quindi dell'anno. Una bella tradizione, speriamo di continuare così. Ecco, li ho invitati stamattina e festeggiamo il piccolo Christian. Una bella iniziativa, speriamo bene, veramente che sia di buon augurio per tutti, soprattutto quei giovani e per tutta la città. A proposito di bambini e di neonati, lei sa che a Crotone c'è un problema in neonatologia, volevamo sapere se come comune state seguendo la vicenda, cosa intendete eventualmente fare. Guardi, io ho avuto un incontro qualche settimana fa con il nuovo commissario dell'ASP crotonese. È chiaro che ci sono alcuni reparti che non possiamo permetterci che siano chiusi, per cui anche con la conferenza dei sindaci abbiamo dato delle indicazioni chiare in questa direzione, quindi l'ospedale di Crotone, per il fatto che abbia queste sigle, SPOC, e che non sia un hub, e con la scusa stanno depotenziando praticamente il sistema sanitario di un'intera provincia. Non va bene, non va bene. Bisogna prendere una nuova direzione, soprattutto alla luce dell'emergenza che abbiamo vissuto quest'anno con il Covid-19. E non va bene, ecco. Si devono potenziare queste strutture, ma non è solo il reparto di neonatologia. Lì c'è la medicina nucleare, il reparto di oncologia che deve essere potenziato, l'emodinamica, abbiamo i numeri per fare l'emodinamica a Crotone, abbiamo anche la struttura, manca veramente poco, per cui dobbiamo andare in questa direzione, perché non è giusto che un cittadino di Crotone abbia meno chance dal punto di vista sanitario rispetto a un catanzarese. Ecco. Quindi l'impegno del Comune, cioè, anche se ovviamente le competenze non sono del Comune, però l'impegno, diciamo, a fare un po' da pungolo nei confronti della... No, non solo del Comune, ma con la conferenza dei sindaci abbiamo un ruolo importante, perché i sindaci sono responsabili della salute dei cittadini, ma poi i piani vengono fatti dall'ASP, i depotenziamenti della sanità vengono fatti dall'ASP, per cui devono e dovranno ascoltarci. Ecco. Sì, sicuramente, speriamo per tutto, per il crotonese, per tutto il mondo, per quello che sta succedendo. Faccio un augurio per mio figlio e per tutto il mondo, visto che è nato alla prima dell'anno. Emozioni di avere questa bella gioia del Comune di Crotone che vi dà questo piccolo riconoscimento, quindi diciamo che è un ricordo in più. Sì, tante emozioni, ringraziamo il Comune di Crotone per questo evento. Quanto è difficile essere genitori adesso in questa fase Covid? Era già difficile prima, quindi figuriamoci adesso com'è complicato, con tutte le attenzioni da avere, sia da parte nostra che con i piccoli, abbastanza complicato.